Siamo niente poco di meno che a Civitella del Tronto, oggi ricordiamo Civitella tra storia clamorosa, monumenti, la fortezza, le chiese, insomma, tanto, ma la cucina? Anche la cucina, non perdete questa puntata, eh? Intesi. Siamo arrivati a Civitella, la vedete dietro di me, però noi prima dobbiamo fare una capatina al convento di Santa Maria dei Lumi. Andiamo. Chi è che bussa a sto convento? Buongiorno. Pace e bene. Pace e bene, buongiorno, buongiorno. Permesso. Allora, padre Ugo è il guardiano del convento di Santa Maria dei Lumi. Sì. Qui c'è una famiglia francescana. Sì, i conventuali. I conventuali francescani, sì. Perché i francescani sono tanti. Minori. Sono tre famiglie. Allora, conventuali. Conventuali, i frati minori e i cappuccini. San Francesco che era? Era unico. La fondazione li ha creati lui, quindi sì, li riunisce. La regola tutti. Però è uguale per tutte e tre. Ah, la regola di Francesco. Cambiano solo alcune costituzioni interne del modo di applicare la regola. Allora, padre Ugo è di Pescara, quindi Pescara. Gioca un po' in casa, stando a Civitella, sì, siamo in Abruzzo. In Abruzzo, sì. Quanti siete e cosa fate qui? Allora, siamo in quattro e facciamo un servizio di penitenzieria, cioè confessiamo, poi c'è il santuario, facciamo le messe e siamo a disposizione della diocesi. Siccome siamo a confine, noi serviamo sia la diocesi di San Benedetto che quella di Teramo. Ricordo che nel periodo recente, pochissimi mesi fa, insomma, qui c'è stato anche un centro per le vaccinazioni, sì, vero? Sì, il comune ci aveva chiesto un salone, siccome la location si presta molto al servizio, quindi abbiamo fatto più di 2500 vaccini in questo luogo. Primo e secondo. Va bene, diamo un'occhiata al convento. Come no? Ecco, qui abbiamo il chiostro, purtroppo qui c'è la parte della chiesa che è un po' decadente, dobbiamo sistemare perché il terremoto ha fatto diversi danni in questo convento, essendo un convento un po' antico, intorno al 1500. Però si è cavata bene, abbastanza, tutto sommato. Abbastanza, perché già al primo terremoto, vedi che ci sono delle catene? Sì. Hanno già dato una piccola risistemata, già bloccato un pochettino, però è stato forte quello del 2016, sì. Per cui il convento è vecchio, insomma. Ci credo. Facciamo questo. Noi siamo sopra una cisterna del vecchio convento. Qui sotto ci sta l'acqua, c'è il pozzo. La raccolta dell'acqua, sì, giustamente, sì. Deve essere autosufficiente tutto il più qui, possibile. Si canalizzava tutto qui. Adesso cerchiamo di sapere qualcosa di più del convento di Santa Maria dei Lumi. Buongiorno. Per fortuna. Benvenuti a Civitella. Eccoci, Peppe Graziani, Giuseppe Graziani, ricercatore storico, appassionato di storia, di tutta la storia, ma soprattutto quella di Civitella del Tronto. Santa Maria dei Lumi, il convento, quando sorge? Il convento, questa è una vexata questio, comunque sì. C'è, diciamo questo, che sorge su un insediamento preesistente dei Benedettini, da parte dei conventuali di francescani. Io, se permetti, vorrei dire una cosa che la trovo molto importante, diciamo, e non sufficientemente sottolineata. Civitella può ben dirsi a pieno diritto città francescana, perché qui è accaduto qualcosa che non si rinviene neanche in centri molto più grandi, e cioè la contestuale presenza a metà del Seicento di tutta la famiglia francescana, quindi minori conventuali, minori osservanti, minori cappuccini, claustrali di Santa Chiara, tutti. Le Clarisse, tutti. Questo convento è sicuramente pregevole anche dal punto di vista architettonico non solo ed è legatissimo alla storia di Civitella, non solo religiosa, anche civile e militare, perché qui poi gli assedi trovavano il posizionamento
per il bombardamento della fortezza. Ecco, quando... Qui addirittura c'è stato anche il campo di concentramento. Malgrado la sterile e comprensibile lagnanza dei francescani che non riuscirono a evitarlo, si opposero in tutti i modi e quindi questo c'è stato dal 40 al 44. Sì. E prende il nome da questo fatto che sono stati veduti, diciamo, nei secoli, ne parla anche Palma, delle luci che striavano il cielo di questo Colle Santo. E quindi Santa Maria della Lumera. Della Lumera. Della Lumera. È molto bella anche la chiesa. Andiamo la chiesa a vederla. Felice, certo. Andiamo. Eccoci in chiesa. Allora, che possiamo dire di questa? È splendida, possiamo dire che ha avuto molti lavori di manutenzione anche in questo momento per il terremoto. Questo altare ligneo, l'altare maggiore, molto bello, è stato realizzato dal maestro Alessandrini su disegno dell'architetto Pilotti ed accoglie in questa celletta così, e questa Madonna bellissima che viene detta gemella della Madonna delle Grazie a Teramo, perché in un primo momento attribuita proprio alle mani di Silvestro dell'Aquila, poi è stato chiarito che è della bottega di Silvestro dell'Aquila, ma l'autore è Giovanni di Blasuccio ed è bellissimo, legno policromo. C'è quel panneggio dorato del mantello che è stupendo, bimbo sulle ginocchia. Se ci fai caso, è una donna lì con delle uova a sinistra con che reca in mano un cesto questi di uova. Questi sono affreschi di un, anche questi della volta dell'altare maggiore, sono affreschi di un pittore marchigiano di Grotta a Mare, Pauri, e quella donna con le uova portavano le uova per fare i colori. E allora riprende questa cosa, per fare i colori di queste pitture. Abbiamo visto una bella chiesa, andiamo. Siamo di fronte a Porta Napoli e l'ingresso di Civitella del Tronto. Che particolarità? Sì, la porta principale è l'accesso a quello che è il borgo fortificato di Civitella del Tronto, la città fortezza che adesso andremo a conoscere, che nasce dal periodo medievale con le prime fortificazioni, il primo insediamento in epoca angioina e venne ristrutturato in epoca rinascimentale. Spettacolo, Civitella del Tronto è uno spettacolo, e questa piazza che affaccia sulla natura, laggiù il mare, di qua i Monti Gemelli. Oggi la giornata è un po' coperta, però è davvero splendido questo panorama, questa piazza tutta in pietra. È davvero un gran bello spettacolo, davvero. Lasciamo questa splendida piazza, Piazza Filippi e Pepe. Siamo in compagnia del sindaco, della sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. Descriviamo un po' Civitella attuale. Noi spesso facciamo riferimento alla storia, perché qui gronda storia da ogni parete. Allora, Civitella ha un territorio vastissimo, comprende 33 frazioni. Che arriva fino alla montagna, agli impianti di risalita, arriva vero? Arriva fino agli impianti di risalita di San Giacomo. Gli impianti sono proprio
quasi integralmente sul territorio di Civitella del Tronto. Dicevo, conta 33 frazioni per un territorio di circa 78 km quadri, quindi veramente andiamo dalla montagna fino ai confini con Sant'Egidio, Sant'Omero, sì, quindi una collina molto più dolce. Gli abitanti? Gli abitanti attualmente sono intorno ai 4.600, c'è stato purtroppo uno spopolamento che, a dire la verità, è iniziato prima degli eventi straordinari del terremoto, poi... Questa è un po' la dannazione delle nostre aree interne, sì, vero? È la caratteristica di tutte le aree interne, un problema sul quale la politica sovracomunale, perché sono decisioni sicuramente che coinvolgono regioni e Stato, deve mettere mano, sì, perché si rischia di perdere una delle parti più belle del nostro territorio. E quello che dicono sempre gli amministratori, mettere mano significa forse detassare, vero? Chi sceglie di vivere... Assolutamente. Oddio, Civitella è già una perla rara, nel senso creare che... Creare le condizioni per far sì che la gente che abiti qui abbia i servizi adeguati e quindi non si debba stare ad avere un servizio tipo le banche, le poste che chiudono, che aprono a giorni alterni, intervenire sulla... La banca c'è a Civitella? Non c'è. Non c'è. Non c'è da molti anni, perché ovviamente si fanno valutazioni sulla convenienza quando operazioni si fanno, sì, e questi piccoli segnali garantirebbero un incremento e comunque un servizio, sì, in più al turista. Non averlo crea invece difficoltà. Ecco, mi riferisco alla viabilità, sulla quale bisogna intervenire massicciamente, non con interventi spot ogni tot anni. A livello di economia, che economia c'è nel territorio comunale di Civitella? Ci sono aziende oppure, ne so, i servizi? Allora, guardi, il centro storico e Civitella Capoluogo è legata al turismo. Al turismo, quindi, e quindi ristoranti, servizi alla persona. Ristoranti, sì, la Fortezza e altre realtà come il Parco Avventura, come il Museo Nina, che hanno... Sì. Che stanno, diciamo, movimentando Civitella. Poi ci sono due aree industriali artigianali nelle zone di Favale e Villa Lempa, e poi c'è una residuale attività agricola, insomma un po' di agricoltori che continuano a lavorare la terra, anche se devo dire che negli ultimi anni anche alcuni giovani hanno riscoperto questo tipo di attività. Sì. Quindi un po' mista, è un territorio bellissimo, adesso io sarò di parte, no, ma è vero. Io sarò di parte, è vero. Ma veramente abbiamo di tutto. Per esempio le Gole del Salinello, sì, e l'eremo di San Michele, adesso nei luoghi del cuore FAI, addirittura è arrivata al secondo posto nella classifica regionale come luogo più bello e si è posizionata anche molto bene a livello nazionale. Facciamo queste scale perché stiamo andando nel luogo dell'anima della sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. Adesso non lo diciamo dove siamo, lo scopriremo vivendo, cioè entrando. Andiamo. Il luogo dell'anima della sindaca di Civitella è la sala consiliare. Eh sì. E perché? Eh sì. Perché... Certo, banalmente dire perché sono la sindaca, ci sta. No, perché obiettivamente questo è il luogo nel quale in questi anni abbiamo assunto tutte le decisioni che riguardavano il nostro comune. Ma anche perché c'è anche un valore affettivo, perché il papà della sindaca è stato sindaco di Civitella. Questa era una vecchia scuola elementare e media, è stata recuperata questa parte con questo intervento bello che appunto ha restituito, peraltro un locale rimasto agibile anche dopo il terremoto, quindi lo abbiamo utilizzato anche nei periodi più bui dell'ultimo E quindi ha cementato periodo. Di più la, sì, la resilienza, la resistenza di Civitella. Di Civitella. Allora, che possiamo promulgare? Che atto possiamo fare qui? Ah, niente, possiamo semplicemente dire esaltare le bellezze di Civitella, fare un invito a tutti quanti a venirci a trovare, a visitare Civitella, a visitare il territorio di Civitella, perché financo Colle Bigliano. Fino a Colle Bigliano, fino alla montagna che dei è il fiori, paese della sindaca, eh? Fino alla montagna dei fiori, dove d'inverno si scia, ma d'estate, in primavera si fanno delle passeggiate, delle escursioni bellissime. E quindi alle Gole del Salinello, alle Grotte di San Michele, Civitella è bellissima. Ce n'è tanto, quindi venite a Civitella.
Allora, ai nostri piedi c'è uno stemma, poi riprodotto anche sulla facciata di questo palazzo. Che cos'è? Civitas Fidelissima, che rappresenta le cinque torri angioine in epoca medievale, XIII secolo, sì, che rimangono tutt'oggi nello stemma della città, nonostante la ristrutturazione poi nella seconda metà del Cinquecento, che porta la città ad uno stampo rinascimentale e la costruzione della fortezza. Alberto, in Largo Rosati ci troviamo di fronte al monumento al prode Wade. Facciamo un po' di storia. Chi era Wade? Matthew Wade, italianizzato Matteo Wade, comandante irlandese, che era proprio qui nel 1806 a comando della guarnigione contro le truppe francesi di Napoleone. Fu un cruento assedio lungo 5 mesi, poco più di 300 soldati contro migliaia di soldati. Di francesi resistettero prima di capitolare con onore. Il monumento fu trafugato dai torinesi perché? E credevano fossero un pezzo del Canova, mentre era della scuola del Canova, l'artista Tito Angelini. E come lo ha riavuto Civitella? Venne abbandonato circa ad Ancona, metà strada. Che pesava? È molto pesante questo blocco unico di marmo. Sì. Anzi, aveva anche una base più grande ed era posto in fortezza. Adesso l'abbiamo proprio qui recuperato ad Ancona, riportato qui e messo in Largo Rosati. Esatto. E adesso a noi che ci attende? Siamo arrivati al Museo Nina. Andiamo. Siamo in una delle sale del Museo Nina. Che cos'è il Museo Nina? Esatto, siamo all'interno del Museo Nina, che è parte integrante della storia cittadina di Civitella del Tronto. E Civitella non era importante solo dal punto di vista militare, ma essendo anche una città di frontiera, sì, aveva la sua dogana e la tesoreria. Qui sono raccolte molte cose, tutti i pezzi appartenuti alle famiglie nobili locali che gestivano la città, incentrata principalmente sull'alta moda ottocentesca. Quindi abbiamo tanti abiti, vero? All'epoca era dettata da Parigi l'alta moda, sì, ma abbiamo comunque molti altri oggetti dentro che raccontano la storia, anche un pochino militare, divise o una camera da letto nobiliare e pezzi che vengono da tutta Italia, l'Italia preunitaria e l'Europa. Civitella del Tronto è una città, una cittadina in travertino, e qui vediamo, al di là proprio delle murature, un portale in travertino. Esatto, tutta Civitella poggia su una grossa vena di travertino che è stata scavata e quindi ricostruita con le stesse pietre. Sia le case che la fortezza, che i bellissimi portali. Questo è bellissimo, sì. Questo Palazzo Ferretti, uno dei palazzi più importanti. Bello. Continuando poi a camminare per le vie del borgo, andiamo. Ci sono tanti altri particolari. Altri particolari che mi vuole far vedere, vediamo. Quindi siamo per le vie del borgo molto strette, quasi corridoi stretti a formare mura. A ricordo di questi stretti passaggi, le ruote dei carri hanno scavato nel corso dei secoli le mura. Sì, ma qui c'è un'altra particolarità che mi ha colpito, prima mi dicevi. Esatto. Quel canale... Una fuciliera. Per sparare. Una fuciliera. La difesa nasceva nel borgo. Cominciava dal borgo da Porta Napoli, quindi anche i cittadini imbracciavano le armi. Quindi lì c'era un civitellese fedele Borbone, quando arrivava il francese lo beccava da lì. Esatto, se qualcuno avesse voluto sfondare la porta... Veniva ciufilato, vero? Avrebbe avuto una fucilata, sì. Va bene. Thank you.
difesa nasceva dal borgo, dalle porte, le fucigliere, i passaggeri e le ruette, piccole stradine che si nascondevano. Un assediante con un'armatura non sarebbe potuto passare di qui, quindi veniva rallentato, e addirittura erano presidiate dall'alto in modo che i corpi nemici bloccassero l'accesso e si costringeva a farli passare per altre vie. Lasciata la ruetta, dove andiamo? Dove si va? Lasciata la ruetta, si va direttamente alla rampa principale della fortezza. Della fortezza. Quindi utilissima in caso di assedio. Sì. Per cercare protezione all'interno delle mura della fortezza. Costruita nella seconda metà del Cinquecento e adesso continua la visita in fortezza. Alan Natoni ci accompagna alla fortezza, al monumento principe di Civitella del Tronto, che è la Fortezza Borbonica, si chiama così. Esattamente. Fortezza Borbonica, Alan. Quando viene edificata la Fortezza Borbonica? È stata edificata intorno alla metà del 1500, voluta da Re Filippo II d'Asburgo, dopo l'assedio avvenuto, portato da parte dei francesi, sempre a metà del 1500, e portato dall'esercito dello Stato Pontificio. Subiti un po' di assedi, ne ha subiti, diversi, ma quelli più importanti che ricordiamo appunto è quello del 1557, quello del 1806, sempre portato dall'esercito francese guidato da Napoleone, e l'ultimo, quello dell'Unità d'Italia. Quello giusto? Che ricordiamo più importante per l'importanza è quello del 1861. Che Civitella è stata l'ultima a cadere... L'ultima a essere annessa al Regno d'Italia. Insomma. L'ultimo baluardo a cadere ed entrare a far parte del Regno d'Italia, ben tre giorni dopo la proclamazione da parte di Re Vittorio Emanuele II. E lì c'era il comandante Wade in quel periodo? Il comandante Wade in realtà risale al 1806. Ah, quindi all'assedio del 1806. All'altro assedio. All'altro assedio. Caro Alan, alle nostre spalle, ecco qui c'è una splendida campana della fonderia Marinelli di Agnone. Esatto. Che cosa rappresenta questa? La campana è stata donata dall'Istituto Nastro Azzurro per commemorare tutti i soldati e le vittime cadute nelle varie battaglie. Ancora ad oggi la possiamo sentire suonare due volte al giorno, una volta a mezzogiorno e una volta alle 17. Andiamo a vedere un'altra parte della fortezza. Alan, ma noi dobbiamo andare su, hai detto, e adesso scendiamo giù. Beh, anche per vedere qualcosa di un po' più di suggestivo. E dove andiamo, anche da qua? Le comunicazioni sotterranee. Le comunicazioni sotterranee che già appartengono al mondo del web? No. No, non proprio. Andiamo. Erano delle vecchie comunicazioni, sì. Vecchie mulattiere che servivano per i rifornimenti. Occhio Alan, e tu sei bello alto, vai. Eccoci qui, che servivano per rifornire la parte... abitativa della fortezza con i muli e con gli asini. Grazie. Qui c'è dell'arte. E da qui poi usciamo dalla parte, diciamo, abitativa, dalla parte dove c'erano realmente gli alloggi, le caserme. Per i soldati. Dei soldati, dei militari. Eccoci qui, questi sono gli alloggi. Che è la parte meglio conservata. Esattamente, perché diciamo questa era la parte più alta, la parte meno esposta. La pavimentazione. È originale. È originale. Molto bella. È intatta dopo più di 500 anni. Molto bella. Da questo lato ciò che rimane dei vecchi alloggi, dei militari. Sì. Su questo lato erano semplici, su un solo piano.
mentre sul lato opposto, come possiamo ben notare, erano su due piani. Su questo lato erano alloggi per le truppe, sì, per i soldati semplici, mentre da questo lato erano per ufficiali e sottufficiali. Siamo all'interno di una stanza di un soldato borbonico. Ci sono le armi. Questa ovviamente una riproduzione di una stanza di un soldato borbonico, un ufficiale come era all'epoca, con il suo letto ovviamente in paglia e pagliericcio. Comunque aveva anche i suoi comfort, ad esempio come il caminetto dove potersi scaldare nei periodi più freddi. E il tavolo per tavolino, ovviamente, per scrivere, per mangiare, anche se potevano anche gli ufficiali. Queste sono, potevano? Alabarde, ricostruite. Ricostruite ovviamente. Va bene, andiamo. Alan, adesso entriamo negli antichi bagni. Esatto. E sto scoprendo che si poteva fare quella grossa insieme. Esatto. Discorrendo amabilmente, esatto. Li vedete qua? Diciamo che all'epoca le sedute, la privacy non c'era. Arrivo vicino a te così si può vedere e inquadrare meglio. E comunque all'epoca la privacy non c'era, però già all'epoca tra militi, esatto, la fortezza aveva già un proprio impianto fognario. Sì, esatto. Quindi e quindi che quella grossa finiva da qualche parte, veniva qualche smaltita. Esatto, dove oggi è cresciuta una bellissima pineta. Ah, vedi. Siamo dentro il museo delle armi della fortezza borbonica e grazie a questo dipinto Alan ci spiega come erano disposte sul campo di battaglia le forze che si contrapponevano. In questo dipinto possiamo notare come erano disposte le truppe piemontesi, sì, nell'ultimo assedio, che erano disposte nella collina di Santa Maria dei Lumi. Quindi qui sono i piemontesi a ridosso, esatto, del convento. A ridosso del convento e lì la nostra fortezza borbonica, sì, con Civitella ai suoi piedi. E loro da qui sparavano, esatto, a cannonate. Esatto, si prendevano a cannonate. Infatti, amabilmente. Nell'ultimo assedio il forte è stato colpito da quasi 80 colpi di cannone. E questi sono alcuni dei cannoni colubrine, esatto, alcuni che hanno partecipato. Sì, e quelli sono alcuni ritrovamenti di palle di cannone all'interno della fortezza. Bene. Io sono un papalino. Per la finzione sono un papalino, perché lo vedete lo stemma dello Stato Pontificio? Questo è un cippo confinario. E di là c'è il borbonico, cioè Alan. E qui il giglio borbonico. Lo vedete il giglio borbonico? Veniva posizionato su ogni strada principale di confine. E da un lato c'era Civitella e dall'altro lo Stato Pontificio. Esatto, grosso da un lato modo. Esattamente, da un lato i Borboni e dall'altro lo Stato della Chiesa. La Ruetta. D'Italia è la via più stretta e sta a Civitella. Noi adesso la facciamo da monte. Occhio però, a chi la fa magari dopo aver mangiato. È una taglia M. L proprio, ma devi tenere dentro la pancia. Io ci provo. E qua il punto più stretto. Eccoci alla fine. È fatta questa, adesso sì, andiamo a provare qualcosa da mangiare. Dopo la Ruetta andiamo in un luogo che è anche simbolo di Civitella del Tronto, Zunica 1880, e qui andremo ad assaggiare dei piatti credo abbastanza originali e particolari.
siamo il grottino di Zunica 1880. Lui non è del 1880, però è Daniele Zunica. Allora, oggi che proviamo, Daniele? Allora, in attesa del piatto principale, sì, quindi parliamo sempre dell'agropastorale, dei Monti Gemelli, quindi del nostro territorio, sì, e facciamo assaggiare, ecco, una in anteprima mondiale. Una novità. E lo porta Alessio. Allora, lui è sous chef. Sous chef del Alessio Mazur. Ed è un giovane bravissimo, preparatissimo. E niente, lui, noi abbiamo ideato questo finger. Sì. Che particolarissimo, perché finger food che sarebbe, cos'è? Civitella Montorio andata e ritorno passando praticamente per Teramo ed è un bocconotto, guardatelo, che interpreta un po' la sensazione del caceovo con una tartare di agnello sopra. Vado, ragazzi, il momento è solenne, è sempre solenne, ma adesso ancora di più. Occhio, Alessio, vado. In questo bocconotto, se chiudi gli occhi, sprigiona tutti i sapori, i sapori della nostra montagna, quindi dell'agropastorale. Io sto facendo il percorso Civitella, Montorio, passando per te. La donna, quando è buono. Come si dice, è un gioco di sapori che sostanzialmente, nonostante il gioco del caldo e freddo, che è anche importante, sono dei sapori che si spigionano proprio pensando ai nostri territori. Il piatto vuoto qualcosa significa? Tra un po' sarà riempito. Con cosa, Daniele? Perché qui è arrivato lo chef anche, Frederick Lasso. Che cosa ci regala? Allora, continuiamo sempre col solito tema, il tema quindi dell'agropastorale. Dell'agropastorale. Qui abbiamo fatto un tortello, sì, quindi tiriamo la sfoglia, con un ripieno di pecora. Veramente c'è stato tutto un lavoro di sgrassamento sotto. Quindi è un tortello dove sopra sta mettendo una spuma di caprino. Pecora e caprino, pecora e capra, ovini, va da sé. Questo che sarà mai? Che cos'è, chef? Fondo di pecora. Fondo di cottura della pecora, tra un po' lo sapete lì che va a finire. Olio d'oliva al prezzemolo. Olio d'oliva al prezzemolo. Che ci mettiamo? Foglioni di maggiorana. Foglioni di maggiorana prese come diamanti. Quindi per dargli freschezza al piatto. Sì, sì. Perché lo rende più fresco. Quindi, allora, adesso lo faccio assaggiare. Daniele Zuri, come se fosse un mio papà, mi in bocca. Andiamo. Ah. Questo è uno dei piatti più belli che abbiamo fatto. È buono, ma è buono forte. Molto buono. Che si sente, prima arriva il caprino, poi la pecora, è una festa degli ovini. È buono. Complimenti, chef. Grazie. Complimenti. Adesso andiamo via da Civitella, però si va via da Civitella e ti viene subito la voglia di tornarci, quindi torneremo subito.